Ma veramente l'accento che mi sento di mettere sull'errore che veramente vediamo più frequentemente è il primo che avevamo detto. Attenzione, che la mia idea è quella che vado ad occupare il centro, la mano dietro segue sempre perché vado in protezione sulla seconda dimensione, ma non andare mai in contrasto alla forza dell'avversario. Se il tuo avversario, se il tuo compagno d'allenamento, in questo caso non avversario, tende a sbracciare, quindi di conseguenza tu vai a imprimere forza per tenerlo, fermati e faglielo notare, perché sarebbe veramente un errore strutturale enorme. Un altro errore è quello di andare a spezzare la linea del polso, cioè fare questo movimento qui. A volte capita, e magari l'avrai anche visto in qualche video su altri lineaggi di Vinci, attenzione, è importantissimo perché sto anche qua rompendo la struttura. La mia mano è sempre allineata al polso. Un altro errore è quello di tendere a imprimere forza con il gomito, cioè andare a, magari anche questo lo possiamo vedere in coppia, andare nel momento del contatto. Per un motivo o l'altro, andare a fare questo movimento di allargamento del gomito. Anche qua stiamo andando a rompere la struttura. Se il mio compagno spinge, io ho perso completamente struttura.